Buongiorno ragazzi, ben trovati in questa diretta dove andremo a parlare dell'utilizzo dell'SD9 come possiamo trasformare gli style di SD9 li possiamo trasformare a nostro piacimento. Andiamo a vedere come possiamo fare. Vedete che è inquadrato la parte del desktop. Vado a collegarmi con la SD9 al computer. Vado a prendere un user style. Adesso, giusto per farvi vedere, vado a prendere, non so, un esempio, faccio un esempio. 16 ballad 1, ok, no, vabbè, una qualsiasi, insomma, non ho problemi. Vabbè, prendiamo questo qua per esempio, ok? Adesso cosa facciamo? Questo file disconnettiamo la SD9 perché non ci serve più, che è connessa. Ok, e adesso disconnettiamola dall'SD9 stessa. Perfetto. Ok. Diciamo che al momento il lavoro lo facciamo sul file stesso. Come vedete, questo file è nominato KST. Vedete qua sopra? KST. KST, che sta per Ketron Style. Va benissimo? Questo, che cosa facciamo? Andiamo su rinomina con il mouse e con il tasto destro del mouse. Andiamo su KST, lo cancelliamo e scriviamo mid. E ok, lui ci chiederà: vuoi modificare l'estensione del file? E noi gli diciamo di sì. Automaticamente, come vedete, è cambiata l'icona. L'icona è diventata come lettore MIDI. Ha preso, diciamo così, l'icona di un lettore MIDI che si trova già all'interno del mio computer. Ok? E cosa andiamo a fare adesso? Adesso andiamo ad aprire Cubase. Ok? Questo lo mettiamo un attimo qui su quest'altro schermo. E intanto aspettiamo che apra Cubase. Se volete vi metto una canzoncina sotto. I tempi di attesa, e facciamo la canzoncina del coso, come si chiama? Tan, 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 pum, tan, ta, ta. Adesso facciamo nuovo progetto vuoto, ok? Mi dice dove voglio salvarlo, lo teniamo a tutto schermo, prendiamo il file e lo trasciniamo, il file che avevamo prima rinominato, e lo trasciniamo all'interno del nostro Cubase. Vediamo cosa succede. Ottimo. Allora, adesso vi faccio vedere che cosa è successo. Allora, non so se riuscite a vedere qua sopra dove c'è scritto arra maggiore, ok? Ci sono i macher. I macher, in poche parole, che cosa fanno? Dividono gli arrangiamenti per maggiori, minori e settime. Perciò tutta la struttura dello style tra fill, break, eccetera, eccetera. E come possiamo notare qui, abbiamo anche la traccia, tutte le tracce che vanno a intervenire, tutti gli strumenti che vanno a intervenire su questo style. Allora proviamo a vedere se si sente. Il metronomo sì, non si sente la musica. Allora, per quale motivo non si sente la musica? Vediamo. Allora, la musica non si sente perché non c'è nulla. Oddio, com'è?
Allora, vediamo un attimo. Scusate, raga, perché a me sa che ho preso l'unico style dove ancora non ci avevo strutturato niente. E infatti, ottimo, iniziamo bene. Tolgo un attimo questo style perché non è buono. Ne dovrei avere un altro sul. Ah, prendiamo uno del pacchetto Nico. Wow. Ecco, un'altra D. Perfetto. Quello è sicuro che sappiamo che funziona. Allora, abbassiamo un attimo l'icona e il Cubase. Prendiamo un'altra T, la mettiamo qui sopra e la rinominiamo come abbiamo fatto prima con quell'altro. E facciamo un'altra T punto mid. Ok? Sì, cambiamo l'estensione. A questo punto io la ritrascorrerei qua dentro, perfetto. Riandiamo a dire che vogliamo no, aprire, fare un nuovo progetto, sempre ok, il progetto è vuoto, perciò Cubase aspetta che noi gli diamo il tipo di file per poter capire su quale progetto lavorare. Ottimo, eccolo qua, sono iniziato a comparire tutto quanto, perfetto. Allora sentiamo l'arrangiamento A in maggiore. Oh, no, no, ma strilla, non ti preoccupare. Naturalmente i suoni non tutti sono compatibili con il Cubase, però ragazzi ricordate che quello che voi andate a modificare qua all'interno lo potete poi naturalmente cambiare anche dalla tastiera, insomma potete fare delle modifiche anche dalla tastiera. Questo è un modo diciamo così diverso per intervenire sugli style, li potete lavorare direttamente su Cubase, ok? Perciò entrate nelle varie, diciamo così, nelle varie sezioni che a voi servono. In questo caso noi stiamo ascoltando la variazione. Ah, solo che voglio levare, scusate un attimo, raga, voglio levare il metronomo perché mi sta proprio a dar fastidio. Allora, vediamo un po'. Ci lavoro tanto io con Cubase, eh. Allora, vediamo, metronomo attivo, wow, ottimo. Allora, andiamo a sentire. Ok, naturalmente quello che state ascoltando è in chiave maggiore di Do. Perché? Perché diciamo, quello che viene strutturato all'interno dello style deve essere fatto tutto in chiave maggiore di Do per essere riconosciuto dalla tastiera, dalla macchina. Ma questo non vale solo per Ketron, questo vale per tutte le tastiere. No, diciamo, è una specie di regola base, ok? Andiamo a sentire un attimo, a prendere per esempio il suono della chitarra dell'arrangiamento A e sentiamolo da solo. Come si sente che giro fa. Sentite? Perfetto. Diciamo che magari voglio sentire anche il pianoforte, se mettiamo in solo il pianoforte e sentiamo quello che fa. Ottimo. Adesso vi faccio vedere una cosa, che cosa vado a fare io? Vado a mettere qui, diciamo, questa specie di paletti e sono andato a, diciamo così, a selezionare quest'area qua. Tenendo il piano in solo, vado a cliccare due volte con il mouse, con il tasto sinistro del mouse e vediamo cosa si apre. Ecco qua. Questo è quello che suona nel pianoforte, nell'arrangiamento A. Vedete? Lo riduco poco poco e vi faccio vedere. Naturalmente quello che è nell'arrangiamento A si trova in questa parte qui, questa parte che vedete qua sopra. Qual è la cosa bella? Se voi prendete la matita qui sopra, cioè la matita, ok? La selezionate, potete andare ad aggiungere le note che a voi servono. Faccio un esempio adesso per giocare, giusto per giocare. Sentite? Adesso suonerà scordata, però sentite. Ecco,
Avete sentito? Questo è un esempio per farvi vedere come, come potete, adesso vi vado a cancellare naturalmente perché non c'entrano niente, è un esempio per farvi vedere come giocare nella, con i vostri style e personalizzarli. Naturalmente questo è un modo alternativo di lavorare con lo style, perché noi all'interno della macchina abbiamo già l'edit style e con quello già dobbiamo, possiamo, diciamo così, usufruire di quello che a noi serve. Scusate la voce stamattina, c'ho sta voce che mi sembra Brand Guardi. Un secondo, mi prendo un caffè, magari mi si schiarisce un pochetto, voi permettete. Eccoci qua, caffè preso. La signora l'aveva già preparato sul tavolo. Allora, andiamo avanti. Dicevamo questo aspetto qua, ok? Faccio un piccolo esempio. Dal momento in cui noi andremo a, a modificare, diciamo così, la struttura nello style, abbiamo già detto che lo dobbiamo fare in chiave di Do. Infatti, se voi riuscite a vedere, io spero che riuscite ad inquadrare, cioè che riuscite a vedere, mi pare di sì perché sto guardando la live e mi sembra che si vede abbastanza chiaramente. Vi faccio vedere una cosa. Guardate questa linea qua, la sto trascinando con il mouse, vedete? Sta in C3 e questa sarebbe la dominante. La dominante che in bassa ce l'ha in C2, perciò parliamo sempre di Do, ok? Guardate come è strutturato, diciamo, questo, diciamo, chiamiamolo arpeggio di pianoforte, ok? È strutturato tra C3, E3 e G3, in poche parole. Per chi non conoscesse, manco io, però le sto guardando e le posso dire, per chi non conoscesse le note, diciamo così, internazionali, parliamo di Do, parliamo di Mi e parliamo di Sol. In poche parole, che cosa succede? Succede che noi stiamo prendendo le tre note fondamentali per fare l'accordo di Do. Perciò tutto quello che viene strutturato nello style comunque lavora in questo ambiente qua. Ci sono anche dei giri particolari che dove vanno a prendere altre note che però fanno parte di quella, di quell'armonia, insomma, di quella scala, no? Io adesso, ragazzi, non mi vado troppo ad entrare a livello musicale perché io non conosco la musica sullo spartito e automaticamente rischierei di fare una figura, tanto li faccio tutti i giorni, rischierei di fare una figura accende di cose non vere. Però diciamo che tramite le amicizie che ho, anche il... il grande Marcello Colò, insomma, che quando può diciamo così, mi dà delle chicche su come sono strutturate le note, eccetera, eccetera, perché io, ragazzi, non ho proprio mai studiato musica e devo ringraziare Marcello per questo suo, diciamo così, questa sua pazienza delle volte a spiegarmi determinate strutture che sono fondamentali per poter anche fare musica propria, insomma. Ok, passiamo avanti, abbiamo finito il momento dei ringraziamenti. Perciò a questo parlavamo di un pianoforte. Adesso se andiamo sulla tastiera e mettiamo, diciamo che la cosa è quello che vedo letto, quello che leggo, scusate, quello che leggo lì è una cosa del genere. Ok? Perciò nota Do C2, perciò bassa, il Do basso, poi C3 insieme a E3 e G3, perciò da Do basso a Do alto, Mi alto e Sol alto, abbiamo questa struttura qua. Allora, ragazzi, se dico qualche sfallonata, abbiate pazienza, però io cerco di farvi vedere come si fanno determinate cose. Allora, facciamo finta che noi abbiamo modificato questo pezzo. Come abbiamo visto, noi possiamo modificare quello che vogliamo. Qui con la matita scriviamo. Guardate, con la matita scriviamo e con la gomma cancelliamo. Vedete?
quello che ho scritto l'ho appena tolto. Mettiamo il caso che abbiamo già strutturato il nostro style modificato per conto nostro. Ovviamente vi ripeto, qui c'è arrangiamento A, B, C, fil A, fil B, in minore, in settima, eccetera, eccetera. Se voi non vi distaccate da quello che è l'accordo di maggiore negli vari arrangiamenti, potete anche solo scrivere il maggiore. Perché? Perché la tastiera automaticamente riconoscerà il minore e le settime, ok? In modo molto molto intelligente, diciamo un po' una IA, un po' l'intelligenza artificiale. Ok, facciamo finta che questo lo abbiamo finito, lo andremo a salvare come importiamo naturalmente tutto. Per importare tutto quanto andremo a prendere questo specchietto, lo porteremo fino all'ultimo, ok? Faccio vedere, andiamo avanti. Eccoci qua, fino ad arrivare ad end 3. Ottimo. Adesso facciamo file esporta, file MIDI, ok? E lo andiamo a, diciamo così, a rinominare, lo sappiamo come ci pare a noi. Una cosa importante è che deve essere selezionato esporta tipo 0 se usate Cubase, ok? Perché? Perché deve rimanere in tipo 0 il MIDI, altrimenti non viene riconosciuto dalla macchina. Facciamo ok, abbiamo salvato. In questo caso l'abbiamo salvato in documenti, andiamo a prendere così lo troviamo. Eccolo qua, questo è il nostro file che io naturalmente vi ho dato un'identità per farlo riconoscere. Ci basterà adesso andare su rinomina, dove c'è scritto punto .mid, cancelliamo e facciamo punto .kst e facciamo ok. Ci fa la stessa domanda che ci ha fatto all'inizio, gli diciamo di sì. Automaticamente, ragazzi, ecco qua lo style da mettere all'interno della macchina, che può essere letto sia direttamente da una chiavetta, perché lo andrete a selezionare dalla chiavetta, non c'è bisogno che sia integrato all'interno della tastiera, o se no, se lo vogliamo tenere sulla tastiera, ci basterà metterlo nelle user style per averlo sempre a portata di mano. Ok? Questo è per quanto riguarda lo style trattato con Cubase. Adesso andiamo a vedere un altro aspetto, questo lo cancello perché non mi serve, raga, e demonnessa sul computer ce n'ho abbastanza. Ok, questo era l'aspetto style con Cubase. Adesso cambiamo il tipo di inquadratura, ci andiamo a mettere di fronte a quello che è lo schermo della tastiera. Scusate che addrizzo un po' il tiro qua. Ok, perfetto. In questo momento ci troviamo all'interno davanti allo schermo della tastiera. Ok, una cosa molto importante, scusate un attimo perché forse ho qualche amico che sta scrivendo, gli dico immediatamente che sto facendo la diretta, così almeno allora litighiamo tra poco. E allora andiamo avanti, dicevamo, e per quanto riguarda ci sono dei trucchetti. Allora voi ricordate che quando andiamo sul live modeling, vedete qui, se noi entriamo per dire adesso è selezionata il basso, fatemi prendere la mia stecchetta magica che è venuto alla diciamo così all'approfondimento dell'SD9 al negozio quando abbiamo fatto quella specie di mini raduno
ha conosciuto da vicino la mia bacchetta. Oh, pare brutto come ho detto, nel senso la bacchetta che uso per fare le live. Allora, vedete, selezionato il basso. Adesso noi andremo all'interno di questa di questa casella, ok? Andiamo a richiamare. Ecco, un aspetto molto importante. Qui abbiamo User Modeling. Nell'user modeling, questa user modeling noi la troveremo in quasi tutti quanti le caselle che compaiono qui. Vi dico perché quello che noi andiamo a ritagliare in quattro battute lo possiamo riutilizzare all'interno di ogni style. Ok? Questa è una cosa che già avevamo visto. Naturalmente, quello che vi sto facendo vedere, ragazzi, riguarda la SD7, la SD40 e la SD9. Le macchine tra di loro sono differenti. La SD7 e la SD40 si assomigliano molto. La SD9 con la SD40 e la SD7 non c'entra quasi niente, nel senso, per metà ci può entrare, dopodiché, come abbiamo già detto, l'ammiraglia è l'ammiraglia. E più andrà avanti, e più sarà meno compatibile con diciamo con le sorelline più piccole. Perciò dicevamo, che cosa abbiamo fatto qua? Vi spiego subito. Noi qui abbiamo tagliato un pezzo di MIDI, solo il giro di basso, e lo siamo andati a mettere all'interno dell'user modeling. Io adesso ho un basso che mi aveva passato Maurizio Filisdeo. Vado a cambiare perché, come vedete, qua, appena l'ho richiamato, lui si fa chiamare basso funk. Però c'è. No, scusate. Sentite, c'è il pianoforte. Infatti, la casella chiamava il pianoforte. Non c'è assolutamente problema. Che cosa andiamo a fare? Noi andiamo a prendere adesso Voice Change e diremo al pianoforte di diventare un basso. Tanto facile. Ok. Sentite? Sentite, è bello? Ok, perfetto. Che cosa succede? Succede che dal momento in cui noi ci siamo ritagliati un pezzo di 4-8 battute di giro di basso, automaticamente lo possiamo usare all'interno del nostro style, dove vogliamo. Ok? Che cosa succede? Questa cosa qui noi la possiamo fare sia come taglio su Cubase o magari scaricare, perché ragazzi, da internet si possono scaricare o acquistare, ci sono dei pacchetti gratuiti e dei pacchetti a pagamento. Possiamo acquistare tutto ciò che ci serve, o magari lo facciamo, diciamo così, lo mai la parola, ce lo produciamo da soli. Allora, quale cosa abbiamo scoperto con, diciamo così, con lo staff? Vi faccio vedere. Entriamo nell'area Launchpad. Ci andiamo a mettere su una casella qualsiasi una drum kit. Ok, giusto per darci il tempo. Ci serve che ceda il tempo. Sentiamo. Sì, abbassiamo un po' il tempo. Ok, non badate alla drum hip hop. Andiamo su una nuova casella, ok? La selezioniamo e facciamo Edit Pad. Ci andiamo a mettere, adesso è un esempio, andiamo a mettere 8, no, 8 è troppo, vado a mettere 4 battute, ok? 4 battute, 8 di quantize. Ragazzi, questo lo dovete impostare prima perché il quantize lo fa appena si stoppa. Che cosa vado a fare? Vado a suonare un pezzo in quattro battute in piano, con il pianoforte. Adesso metto REC e vediamo cosa succede.
ascoltate, quello che io ho suonato si è registrato, è diventato una parte MIDI, ragazzi. Guardate che spettacolo, ok? Adesso stoppo e faccio save. Quando faccio save, lui mi chiede: quello che tu hai registrato nel pad non è salvato, lo vuoi salvare solo quello selezionato? E io gli dico di sì. Lo chiamerò piano Nico, ok? E faccio enter. Automaticamente me l'ha salvato all'interno della all'interno della tastiera. Adesso esco dal launchpad. Che cosa vado a fare? Guardate bene, dal live, dalla media, disco edit, entro all'interno del launchpad. Launchpad, vado su risorse, su user. Tra queste troverò il piano Nico. Vediamo dove me l'ha messo. Eccolo qua, piano Nico. Lo seleziono, faccio copia, ok, rientro all'interno, vado su user modeling, scusate, devo uscire, entrare nel menu, oh, ok, vado all'interno dell'user modeling, vado nel piano e faccio past e confermo. Automaticamente adesso piano Nico ce l'ho all'interno dell'user modeling. A cosa serve questo? Adesso lo vediamo. Usciamo fuori dall'edit media, ok? Rientriamo nello style, facciamo un esempio, rientriamo in questo style che avevo già fatto, sentiamo questo piano che c'è sotto dello style, sentite? Ok, sentiamolo con tutto lo style. Ok, adesso lo andiamo a sostituire con il piano che abbiamo fatto noi dal launchpad. Piano, user modeling, ancora non lo vede. Allora, devo fare un attimo un riavvio al volo per far riconoscere, perché ragazzi, purtroppo per far riconoscere per la prima, almeno la prima volta, il file deve essere richiamato, perciò andiamo un attimo a spengere e riaccendere, il tempo di una brevissima pausa. Che cosa fa adesso? In poche parole vi spiego nel frattempo che si riavvia la macchina. Adesso la tastiera non farà altro che prendere quel pezzo MIDI che io ho fatto in Do naturalmente e lo va ad assemblare in qualsiasi style io voglia. E questa è una cosa geniale, ragazzi, cioè vi potete creare il mondo, cioè avete capito che vuol dire? Sì, non è che stiamo a giocare. E questi sono degli aspetti che nelle tastiere, ragazzi, sono fondamentali, specialmente per chi ha voglia di creare materiale proprio. Qua partiamo dal MIDI, andiamo sull'audio, insomma, cioè, qua veramente sembra di avere tutto a portata di mano. Dico sembra perché naturalmente ci sono degli aspetti che magari delle persone lamentano, cioè, ma io vi dico la verità, mi trovo veramente bene e mi rendo conto che questa è veramente una macchina molto molto potente. Sicuramente Kedron andrà avanti nel suo lavoro di accorgimenti e cose varie, perché ci ha sempre abituato a questo, oggi più che mai. Entriamo di nuovo in un qualsiasi style, adesso ho preso uno style così, e andiamo a sentire il pianoforte. Ottimo, unico che non ci stava il pianoforte qua. Perfetto, andiamo. Allora, ok, sentiamo il pianoforte. Come sta a piangere? Eccolo qua, sentite. Ok, adesso che cosa facciamo? Entriamo in piano, andiamo su user modeling e troveremo il piano Nico. Lo leggete? Eccolo lì.
Ragazzi, il piano Nico è comparso. Piano Nico. Lo vado a mettere all'interno di questo style. Lo seleziono. Ascoltate. Sentite? Ciao, sentiamo con tutto il comparto style. Sentite? Naturalmente l'avevo solamente messo sull'arrangiamento 1, ma ve ne potete accorgere tranquillamente perché se notate qua sotto c'è scritto piano Nico ed è quello che noi abbiamo creato da Launchpad. Ragazzi, con questo vi saluto. Naturalmente questo che avete abbiamo fatto lo possiamo fare per tanti altri strumenti, per tutti gli strumenti, scusate, meno che per il momento sulla drum MIDI. Perché? Perché la drum MIDI ha momentaneamente per aspetti che stiamo approfondendo insieme a Ketron, è momentaneamente la cartella esiste ma è chiusa, però molto presto verrà aperta. Già abbiamo parlato con Ketron, tutto quanto, stiamo sperimentando determinate cose insieme a loro, perché sapete che noi collaboriamo con loro, perciò verrà presto aperta. In quel caso potremo anche andare a farci le drum kit personalizzate e poi andarle a mettere direttamente sullo style, oltre l'edit style, perché poi c'è l'edit style che già avevamo visto l'altra volta. Questo, ragazzi, vi fa capire quanto la macchina riesce a fare tutto da tutti i lati, cioè è una cosa veramente impressionante. Con questo io vi saluto, vi do un abbraccio e ci vediamo presto. Ciao da Nico il Pirata. Ciao belli.